La Lazio sta vivendo un momento di difficoltà, le sconfitte, la vittoria del Sassuolo, anche la vittoria, abbiamo visto la Lazio che fa l'Europa, tenendo fuori il coraggio, la voglia, la volontà di uscire a vincere. Oggi però ha dimostrato insomma di essere un po' in difficoltà. Cioè, ti sta succedendo? No, ragazzi, dispiace per il risultato oggi, abbiamo preparato molto bene la partita e siamo andati a sbattare tutto il gol al primo tempo e ci hanno messo in difficoltà, è una squadra molto forte, sappiamo quello che stanno facendo, sapevamo che era difficile oggi, però non possiamo abbatterci perché sicuramente sarebbe molto difficile se la prossima partita siamo così sfiduciati. La sensazione è che dall'inizio per ora Lazio non è mai entrato in partita. Hai avuto questa sensazione dal campo? No, dal campo ho visto che c'erano gli spazi per giocare, ho visto che stavamo iniziando a fare quello che avevamo allenato. Abbiamo fatto degli scambi veloci, quelli che chiedono i misti, quindi stavamo per entrare in partita e sicuramente in caso del Milan è sempre difficile giocare perché vogliono muovere il gioco, vogliono muovere la pressione, sarebbe stato difficile comunque, però ci abbiamo messo del nostro sicuramente, nel errore, nel gol, potevamo fare meglio le giocate di chiudere. Però sicuramente non possiamo batterci perché saranno tante finali di A proposito delle finali, ecco, adesso Big Match non ce ne sono più, la Lazio ha un calendario, non dico in discesa, però non si affrontano grosse squadre. Sentite di essere quantomeno favoriti, visto anche la situazione di classifica per arrivare in Champions? No, io non penso così perché sicuramente queste squadre che affrontiamo adesso sono le squadre che ci hanno messo in difficoltà a girare un campionato, quindi sicuramente saranno veramente delle finali, saranno delle partite toste da giocare, dobbiamo essere intelligenti, provare a imporre il nostro gioco perché sarà davvero partita molto dura. Ecco, proprio Milan e Inter sono sembrati avere più fisicità rispetto a voi, mentre con il Sassuolo, che è una squadra che vi ha lasciato giocare, siete riusciti a imporre quelle che sono le vostre trame offensive. Ecco, forse con le partite, con le prossime avversarie sarà così, la Lazio sarà costretta a fare la partita, magari quello è l'unico vantaggio di affrontare queste squadre. Sì, sappiamo che oggi le squadre che giocano però provano sempre a vincere pure nella parte fisica, però noi dobbiamo fare il nostro gioco, siamo bravi con la palla, siamo bravi a chiudere le linee di passaggio, siamo bravi a tante caratteristiche, però dobbiamo imporre il nostro gioco perché sono 90 minuti che si va in lotta, facciamo il nostro gioco. Senti, oggi Pioli in conferenza ha detto che si è vista la differenza tra Milan e la Lazio. Come a dire che insomma il rapporto di forza è quello, anzi che la Lazio sia inferiore a quello che ha fatto questa campionata a Milan? Difficile, no? Perché abbiamo visto il caso, abbiamo vinto oggi, però sicuramente il Milan è una squadra molto forte e noi abbiamo dimostrato con la nostra classifica che siamo noi pure forti, quindi è difficile dire, sicuramente noi lo stiamo facendo da un po' di anni, siamo ritornati, stanno facendo un bellissimo percorso pure con questo Pioli, però pure noi siamo forti. Grazie.